Analizziamo con Caprioni, una sconfitta che brucia contro un avversario forte, comunque tante occasioni da parte vostra, soprattutto nel secondo tempo, meglio che il primo. Sì, diciamo che la prima fase non siamo partiti col piglio giusto, nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita per me, dove probabilmente meritavamo qualcosa in più di quello che è successo. A mio parere il risultato è un pelo bugiardo, però andiamo a casa consapevoli del fatto che abbiamo fatto una reazione importante contro una grande squadra, dobbiamo stare a testa alta, continuare il nostro percorso e andare avanti. È stato importante la reazione che avete avuto dopo il primo tempo, sembrava che con il doppio vantaggio la partita fosse chiusa, molto bravi voi a venire nel secondo tempo a riaprire, soprattutto anche con l'ingresso di Sala, è cambiato qualcosa anche per quanto riguarda il tuo movimento e la tua partita? Ma sì, nel senso, nel secondo tempo tutti abbiamo avuto un piglio diverso, nel primo tempo non ci sono stati colpevoli, erano tutti colpevoli, nel secondo tempo volevamo dare una svolta di squadra e così è stato, siamo stati sfortunati beccando qualche palo purtroppo oggi, che la palla diciamo che non è entrata, però rimaniamo, andiamo a testa alta, prendiamo la prestazione e continuiamo su questa strada, perché il nostro percorso sicuramente non deve essere intaccato da una sconfitta contro, comunque ripeto, una grande squadra. Qualche episodio dubbio oltre al rigore dato, forse anche qualche altro giocatore che è terminato in area, ci poteva stare anche qualcosa d'altro dal punto di vista arbitrale? Sì, probabilmente c'era un fallo su Ayman, però recriminare adesso non credo che sia, diciamo, la cosa migliore da fare, ripeto, abbiamo fatto una grande partita nel secondo tempo e dobbiamo uscire a testa alta. Rammarico il risultato, non dobbiamo guardare la classifica, andiamo avanti per la nostra strada e poi alla fine di tutto tireremo una riga e vediamo dove siamo.